Benvenuti, siamo con Ersilia Lancia, candidata al Consiglio Comunale nella lista del Popolo della Libertà. Benvenuta Lancia, lei è Buonasera. stata per molto tempo una voce critica all'interno del PDL, però a differenza di altri non ha deciso di andare in un altro partito, nella fattispecie di sposare la causa di Giorgio De Matteis, ma di continuare la battaglia stando dentro alla lista del Popolo della Libertà. Sì, io ritengo che tutte le battaglie, quelle politiche, si debbano fare proprio dentro, il partito. Quindi la mia è stata una scelta di coerenza, di coraggio e in linea e in armonia con quella che è la mia storia di ragazza che non si è mai sottratta all'impegno politico. Perciò ho tenuto una posizione critica nelle regole all'ultimo congresso, provinciale e ho continuato in, questo senso. Non si può lasciare un partito sguarnito, dell'opposizione. Io ripeto, le battaglie si fanno sempre all'interno del partito. La frammentazione del centrodestra non rischia di indebolire la possibilità di creare un'alternativa all'attuale amministrazione di centrosinistra? E parlo anche in riferimento a quello che potrebbe succedere al secondo turno. Però la frammentazione di centrodestra non depone certo a favore di un candidato, purché sia del centrodestra. Io ho chiesto fino all'ultimo fortemente a tutte le forze alternative al centrosinistra, ai dirigenti in particolar modo, di ricompattarsi attorno a un progetto. Questo è ancora possibile, perché un dato di fatto forte è che le persone, i nomi più competenti, più concreti, ce li ha il centrodestra, d'accordo? Quindi questa è una situazione sulla quale intanto potremo rilavorare sicuramente anche al secondo turno, nell'obiettivo ultimo, che è quello di sganciare, di far liberare l'Aquila da questo immobilismo di un cialente che ha avuto un parlamentino, che non ha saputo decidere, che non è stato concreto e che ha portato alla paralisi amministrativa della nostra città. Quindi io sono molto fiduciosa per il secondo turno. Lei è consigliere di circoscrizione uscente, fa politica da tempo prima in Alleanza Nazionale, poi nel PDL. Quanto è difficile per una donna crearsi degli spazi nella politica? Non è facile, io dico sempre che le questioni di genere, non mi appassionano, perché ho sempre sentito parlare di pari opportunità, così pour parler, molte persone, a seconda poi della campagna elettorale, del momento si riempiono la bocca di, questa parola. La verità vera però è che se poi la politica non riesce a rispecchiare quella che è la situazione sociale, dove la donna ricopre varie cariche, si deve barcamenare, lo fa molto bene nelle libere professioni, nella professione a casa e lavoro, la politica non riesce a star dietro a questo e non rispecchia il cambiamento della società, resta indietro. Io posso parlare della mia esperienza, personale. In circoscrizione fui l'ultima volta votata con 335 preferenze, risultando la più votata anche rispetto a molti colleghi uomini. Quindi non chiediamo delle quote necessariamente di essere privilegiate. Le donne hanno ancora da dire e da fare molto in politica e debbono impegnarsi. Io ritengo che la mia candidatura, molto sommessamente, sia esemplare e sia un'esemplificazione più che altro di questo. E dico subito a tutte le donne che io mi aspetto una grande risposta in questa campagna elettorale, proprio dalle donne, che possono fare ancora molto. Quale potrebbe essere l'impegno di una donna in una futura amministrazione qualora vincesse Properzi e il centrodestra? Allora, a me piacciono sempre gli impegni e le questioni di convinzione piuttosto che di convenienza. Quindi io sogno una donna in consiglio comunale che fa una battaglia accanto alla gente. Non mi piace pensare necessariamente, non li gradisco poi, questi ruoli tecnici o di assessorato o di vice sindaco. Io sento fortemente l'urgenza, il carisma delle donne, perlomeno parlo di me stessa, accanto ai cittadini come consigliere comunale. Il consigliere comunale porta in consiglio comunale all'opposizione, in maggioranza, le istanze dei cittadini. Il consigliere comunale deve dare battaglia. Grazie. A voi.